Fabio Giorgetti, sabato 26 è un appuntamento importante, quello dello stato, diciamo, generale dello sport. Tre punti importanti che voi avete messo in campo. Assolutamente sì, la seconda edizione degli stati generali delle società sportive mette in evidenza tre argomenti principali che sono sport e scuola, come investire negli impianti sportivi e fare un punto sulla riforma dello sport che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio del 2023. Agli ultimi comunicati stampa il ministro Abodi sta valutando un'eventuale proroga. Sicuramente evidenziare il rapporto fra scuola e sport farà capire cosa c'è bisogno a livello di educazione motoria per i nostri ragazzi. E poi un aggiornamento sul lavoro sportivo e sulle collaborazioni, su tutto quello che potrà cambiare per i nostri collaboratori e per le società è importantissimo. In questo momento difficile per le nostre finanze, quanto c'è bisogno delle società sportive che si appoggino al CONI, che faccia anche da garante in alcuni casi? Allora, il CONI si pone come figura centrale nell'aggregare e nel mettere insieme al tavolo tutti gli interlocutori del mondo sportivo, perché se non creiamo un tavolo di discussione e diciamo quali sono gli strumenti a disposizione delle società sportive, non facciamo un grande servizio ai nostri ragazzi. A livello italiano abbiamo bisogno di investimenti diretti, strutturali per le società sportive dilettantisti. O di nomi di chi sarà presente tra le autorità a questo incontro? Sabato ci saranno più di 25 comuni presenti, fra sindaci, assessori, dirigenti dei comuni. Ci sarà sicuramente l'ufficio scolastico provinciale che mostrerà il modello sport e scuola e ci sarà il presidente della regione Toscana. Ci hanno appena confermato la presenza del presidente Malagò e del ministro dello sport e delle politiche giovanili Andrea Bodi. Ci saranno esperti di come si investe negli impianti sportivi. Poi ci sarà il vicepresidente della squadra dello sport del CONI che ci illustrerà, Roberto Bresci, quali sono gli aggiornamenti sulla riforma dello sport.